Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, come potete vedere dagli oggetti presenti sul tavolo, vediamo quindi un confronto tra Bixby Voice, presente su Galaxy Watch, e S-Voice, presente semplicemente su Gear S3. Ora, una piccola premessa prima di iniziare: avrete potuto notare che il canale ha cambiato l'interfaccia e ha cambiato anche il nome del canale. Questo perché il nome Android iOS mi stava un po' stretto, nel senso che comunque non parlo più tanto di iOS all'interno dei miei video. Quindi cambiare nome, quindi dare un nome completamente nuovo al canale, secondo me potrebbe anche giovare. Forse un po' all'inizio ci potrebbe essere un po' di incertezza oppure di insicurezza da parte degli iscritti, che appunto potrebbero non riconoscere il canale, però comunque tutti i vecchi video sono ancora presenti sul dispositivo e sulla piattaforma. Non li elimino perché ovviamente fanno parte del passato di questo canale, però comunque da oggi in poi si vestiranno della nuova grafica del canale, con una nuova introduzione, una nuova immagine d'uscita, eccetera eccetera. Veniamo quindi al dunque. Andiamo quindi a pescare Bixby e S-Voice da entrambi. Come vedete, appunto, le due icone sono diverse: una è la B di Bixby, l'altra invece è il microfono di S-Voice. I couldn't hear you. Please tell me again. I couldn't hear you. Così andremo soltanto ad utilizzarli quando vorremo. Ora, per quanto riguarda quindi una classica, allora vedete appunto che l'interfaccia che i due assistenti vocali presentano è la stessa. Appunto, non abbiamo alcuna differenza sostanziale, se non il fatto che qui è presente la B di Bixby, qui è presente il microfono di S-Voice. Se andiamo nelle impostazioni, possiamo qui scegliere il risveglio vocale, che è appunto disattivato, la lingua, il feedback vocale e anche il reset appunto di Bixby. Mentre invece su S-Voice abbiamo una opzione in più: abbiamo sempre il voice wake up, poi abbiamo anche il set Wake up command, oppure la lingua, il voice feedback e infine reset res voice. Da parte della lingua possiamo vedere che in S-Voice sono presenti tutte quante le lingue. Abbiamo l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'italiano, che appunto si può scegliere, però appunto per poter dare un feedback dello stesso tipo da entrambi i tipi di orologi, per appunto dimostrare un concetto che vi farò, che forse avrete già intuito anche dal titolo, lo lascio in inglese per tutti e due, così appunto da poterli confrontare alla pari. Alla pari è anche il collegamento: nessuno dei due è collegato al momento allo smartphone, soltanto collegati al wifi, quindi entrambi gioveranno solo della connessione che hanno, così anche da vedere un po' la velocità dei due assistenti, se è migliorata o meno. Questo spegnimento automatico mi farà uscire pazzo, però appunto possiamo dire possiamo dare un comando di quelli classici. Per esempio, possiamo dirgli: What's the weather like today in Rome? I cannot determine your current location. What city would you like to get weather for? Rome. Saturday the sun will be in and out. Perfetto, quindi abbiamo qui. Allora, sebbene qui non abbia parlato, perché non ne capisco il motivo, fino a 5 minuti fa lo faceva. Vediamo tra le impostazioni. Allora, questo qui dovrebbe essere sistemato. Vediamo se entrambi hanno le stesse impostazioni più che altro, così appunto da vedere. Bene. I couldn't. Allora,
Andiamo ad aumentare quindi il volume del supporto, così appunto si possa sentire. Facciamo nuovamente un'altra prova con lo stesso tipo di comando. What's the weather like today in Toronto? Ok, allora qui diventa chiaro quindi il risultato di ciò che vi voglio dimostrare, che appunto Bixby su Galaxy Watch non è nient'altro che un S-Voice ribrandizzato. Gli è stato dato un nuovo nome, gli è stato dato semplicemente una semplicissimo restyling grafico solo per l'applicazione, nient'altro che quello, perché appunto non si tratta nient'altro che un restyling grafico dell'icona di apertura, perché altrimenti i due assistenti vocali sono completamente identici. Quindi appunto, se dobbiamo tirare le somme tra questi due assistenti, sicuramente, visto che appunto l'intelligenza artificiale non è non giova a alcun vantaggio dall'utilizzare Bixby, perché non è il Bixby che ritroviamo sul telefono, appunto ritengo che sia migliore S-Voice in questo campo, solo perché offre la lingua italiana, non per altro. Quindi, potendo appunto selezionare su Gear S3 la lingua italiana, sicuramente S-Voice su Gear è sicuramente migliore di Bixby su Galaxy Watch, ma solo perché appunto su quella è presente la lingua italiana, mentre invece su Bixby su Galaxy Watch non è presente questa lingua. Quindi, per quanto riguarda la pubblicità che appunto Samsung ha fatto da parte sua, è un po' ingannevole, anzi non un po' ingannevole, è parecchio ingannevole, perché hanno pubblicizzato l'arrivo di Bixby su Galaxy Watch, salvo poi essere semplicemente un assistente vocale che già conoscevamo e di cui già conoscevamo i limiti, perché appunto è troppo limitato S-Voice, poi la voce robotizzata che possiede è proprio terribile da sentire, non sta né in cielo né in terra. Quindi non abbiamo nessuna funzione migliorativa su Bixby, su Galaxy Watch, che appunto ha ingannato quindi l'utente finale. Purtroppo qui Samsung è davvero caduto in basso su questo fronte. Ovviamente non mancheranno altri brevi video sull'interfaccia, su un confronto tra Tizen OS 4.0 e Tizen OS 3.0.0.2 presente su Gear S3, che è anche presente su Gear Sport. Quindi non ci sono differenze su quel tipo di vista, su quel tipo di frangente. Quindi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Real User 101.